Lorenzo Guasti, ricercatore in Dire, si è da poco concluso un workshop incentrato su, sempre e comunque su Didacta 2023, innovazioni tecnologiche, in particolare si è parlato di blockchain. Guasti, buongiorno innanzitutto. Perché è importante questo utilizzo condiviso e sicuro delle informazioni attraverso il blockchain? La blockchain è una tecnologia che si sta diffondendo a livello mondiale anche in ambiti che non sono così famosi come la finanza, soprattutto per l'archiviazione dei documenti in modo sicuro e condiviso e decentralizzato. E quindi secondo noi è interessante che i ragazzi inizino a capire di cosa si tratta. Lei ha parlato di catena di dati immutabile, un registro immutabile e di informazioni particolarmente non hackerabili, ha detto. Questo è il gioco che facciamo con i ragazzi nel workshop. Li dimostriamo, facendoli giocare, che i dati immagazzinati in una blockchain sono praticamente non hackerabili. E quindi è una tecnologia che d'ora in poi sarà sempre più diffusa in tanti ambiti, non solo quello appunto finanziario. Anche nella scuola? Anche nella scuola, un esempio su tutti, l'UNICEF, per esempio, su tutti i finanziamenti che riceve, li registra su blockchain in modo che siano trasparenti e tracciabili. Un altro esempio, chi non ha un parente, un figlio, un nipote che gioca a Fortnite. Dentro Fortnite c'è una moneta digitale, che ancora non è una criptomoneta su blockchain, ma comunque ci stanno studiando. I nativi digitali masticano questi concetti e quindi è bene che a scuola capiscano i principi base su cui sono fondati. Però ha anche specificato che il blockchain non è necessariamente collegabile a un valore, a un aspetto finanziario. Assolutamente no, la scuola serve proprio a questo. Ovviamente non dobbiamo insegnare speculazione finanziaria a scuola, ma l'utilizzo delle tecnologie in maniera ottimizzata che tutto funzioni meglio. E la blockchain sull'archiviazione dei documenti funziona molto bene. Tra l'altro, giocando con il gioco da tavola abbiamo fatto, i ragazzi fanno dei calcoli, quindi ci sono anche delle discipline trasversali che calcolano, lavorano in gruppo, creano dei ruoli e in qualche modo esprimono anche la loro opinione. Il ruolo del docente è particolarmente complesso, c'è bisogno di una formazione, immagino. Beh, diciamo, il nostro gioco si accompagna con delle istruzioni che tra l'altro sono interattive online. Il docente avrà un ruolo molto attivo in questo gioco perché il docente fa l'hacker, quindi è la classe contro il docente e normalmente il docente perde, quindi è divertente che questi ragazzi vincano la sfida e salvino la blockchain da un hackeraggio. Bene, un'ultima domanda. Voi come istituzione di ricerca all'Indire so che avete portato avanti dei progetti sulle serre idroponiche. Ce le può un po' illustrare e spiegare da un punto di vista didattico? Certo, la serra idroponica è un piccolo sistema dove una pianta cresce fuori dall'acqua e è ottimo per studiare il ciclo di vita della pianta e noi chiediamo ai ragazzi di osservare, misurare e modellizzare. Pensiamo che creare e capire i modelli che stanno dietro ai fenomeni fisici sia un modo per comprenderli in modo approfondito. È una modalità già adottata in diverse scuole? Sì, la serra idroponica la stiamo già applicando da 3 o 4 anni e sono più di 20 adesso le scuole e sono in aumento le scuole che adottano queste tecnologie. Scuole di che ciclo? Noi pensiamo sempre a iniziare da infanzia e primaria e poi scaliamo verso l'alto rendendo il progetto più complesso. Più complesso, vale anche per il blockchain. Assolutamente. Bene, ringraziamo Lorenzo Guasti.